Come sempre, Cristiano Luzzago ci presenta automobili interessanti. In questo caso scopriremo una vettura diversa sotto molti punti di vista, la Marcos Mantula 3005. Amici di Gentleman Driver, come al solito siamo alla ricerca di vetture particolari ed oggi infatti riusciamo a presentarvi un modello inglese che è una Marcos Mantula 3005 GT del 1988. La Marcos è una piccola industria automobilistica inglese che fu fondata nel 1959 da Jem Marsh e da Frank Costin. Dall'unione dei due cognomi Marsh e Costin nacque infatti il nome Marcos. La sede della Marcos era a Luton, dove è presente uno degli aeroporti dell'area londinese. E questo non era un caso. Infatti Frank Costin era un progettista aeronautico specializzato nella costruzione di strutture scatolate in legno. Infatti, le vetture Marcos, che erano destinate principalmente alle competizioni sportive, avevano la caratteristica di essere particolarmente leggere, e questo per merito proprio della struttura telaistica costruita da Costin completamente in compensato di legno. Le carrozzerie erano costruite completamente in vetroresina e le motorizzazioni, benché fossero derivate da vetture di serie di piccola cilindrata tipo le Ford Anglia o le Ford Cortina, consentivano comunque a queste vetture leggerissime di essere molto competitive nelle corse. Infatti, pochi sanno che il tre volte campione del mondo Jackie Stewart cominciò la sua attività agonistica proprio con le Marcos. Nel 1961 purtroppo Costin lasciò la Marcos e al suo posto entrarono i fratelli Adams, i quali con Marsh, a distanza di pochi anni, dovendo modificare la vettura sia perché erano cambiate le motorizzazioni sia perché non erano più in grado di costruire questi telai in legno e anche perché erano comunque difficili da riparare in caso di incidenti automobilistici, passarono a una produzione di telai tubolari in acciaio. Il modello GT che abbiamo qui oggi è sicuramente il modello che più rappresenta la Marcos, perché innanzitutto è a mio parere la più bella di tutte, ma soprattutto perché ha coperto l'arco di tre decenni, dagli anni 60 agli anni 80. Infatti nelle varie versioni passò dai motori piccoli 1500, 1600 fino ai 3600 cilindri Volvo per arrivare alla sua massima espressione con il motore Rover 3005 che c'è installato sulla Mantula dal 1984 in avanti. Ci fu una versione anche finale addirittura con il motore 3009. Questa vettura è molto bassa, molto leggera e profilata come linee, è una vera macchina da corsa e se nelle motorizzazioni piccole comunque poteva esprimere dei buoni risultati, figuriamoci con questa motorizzazione 3005 che la porta veramente ai vertici delle potenze delle vetture del suo tempo. Il motore Rover 3005 è un motore in origine della Buick, ha la caratteristica di avere il monoblocco completamente in lega d'alluminio e questo lo rende molto leggero, addirittura più leggero di tanti motori 4 cilindri del tempo. È un motore che sviluppa ben 190 cavalli a 5280 giri e che rende questa vettura assolutamente competitiva con altre vetture di più alto lignaggio dell'epoca. Se volessimo fare un confronto, per esempio, con la Porsche 3002 Carrera o la Ferrari 328, che erano cilindrate analoghe e vetture in produzione nel medesimo periodo, scopriamo che per merito della leggerezza di questa vettura, che pesa soltanto 900 kg contro gli oltre 1200 delle sue competitors, le consente di avere dei rapporti di accelerazione molto elevati. Infatti nella misurazione all'inglese da 0 a 60 miglia orarie, che è un po' paragonabile al nostro da 0 a 100 km orari, la Ferrari aveva un'accelerazione che le consentiva di raggiungere le 60 miglia in 5,7 secondi, la Porsche in 6,5 secondi e la Marcos soltanto in 6 secondi. Quindi queste vetture blasonate avevano comunque una competitrice che, anche se poco nota, era alla loro altezza. Dopo avervi incuriosito, è però ora giunto il momento di entrare nell'abitacolo di questa vettura sportiva e di farvi sentire il rombo del motore.
Quando si entra nell'abitacolo della Marcos GT ci si sente veramente all'interno di una vettura da competizione. Lo spazio è assolutamente essenziale. L'abitacolo stesso ti avvolge senza lasciarti altro spazio se non quello vitale e necessario per poter comandare la vettura agevolmente, avere il volante a portata di mano, il cambio molto vicino, la strumentazione ben visibile, ma soprattutto quella che è la peculiarità di questa vettura, unica nel suo genere, è che i sedili fanno parte della struttura dell'abitacolo, non sono regolabili, non sono spostabili, tutta la regolazione avviene sulle pedaliere, utilizzando questa manopola che, avvitando o svitando, consente di avanzare o arretrare tutto il gruppo pedaliera, mettendo quindi il pilota nel massimo comfort e fruibilità di guida.